Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un episodio di Super Mario Galaxy. C'è una lettera da parte di Luigi? Vediamo un po' che ci deve dire stavolta. Ho trovato una superstella, ma non riesco a tornare. Vieni ad aiutarmi. Mi sa che questo Luigi ce lo porteremo dietro per parecchio tempo. E per parecchio intendo proprio tanto. Luigi, non riesco a riconoscere la galassia, francamente. Non mi viene in mente cos'è. Più che altro, forse una delle prime che avevamo visto. Sono indeciso. Cos'è questo posto? Mi sembra familiare. Ti lascio questa fotografia così non dimenticherai dove si trova Luigi. Oh, se vuoi vedere una fotografia, premi meno più per accedere allo schermo di pausa. Ok, va bene, va bene, va bene. Però quest'oggi volevo procedere e lasciare magari eventualmente, non lo so, o proprio alla fine di questo video, oppure a tra un po' il tutto. No, Ale, dove stai andando? Salta di qua, dannazione. Ok, andiamo bene così. Dicevo, volevo lasciare più avanti quella superstella da prendere. E più che altro il nostro Luigi può aspettare un attimo di essere salvato, visto che ogni dannatissima, ogni santissima volta lo devo andare a salvare. Quindi per una volta può aspettare. Piuttosto, volevo proseguire un attimo nel vulcano ghiacciato, perché come vedete c'era roba da fare. O in teoria almeno ci dovrebbe essere una superstella da fare ancora. Esatto, eccola qui. Freddo gelido e caldo insopportabile. Proprio da un opposto all'altro. Ottimo. Wow. Ma anche no? Oh mamma mia. Ok, quindi dovremo sfruttare al massimo i potenziamenti che ci vengono dati. Li dovremo sfruttare proprio al massimo, perché come vedete è pieno di lava. Più che altro dopo. È dopo che mi preoccupa. Più che in questa, in questa zona. Ma non si fa così. Ma perché ci sono le palle? No. Le palle di fuoco che ci arrivano addosso. Per quale oscure ragioni? Chi è che vi ha mandato esattamente? Bowser? Che ci fate qui, dannazione? Ah, spassai sotto. Ok, qui sembra zona tranquilla. Per quanto lo sarà ancora, non lo so. Però momentaneamente sembra un po' più easy il tutto. Qui prendiamo. Ecco cosa c'è. No! Vieni qui, monetina grande. Prendiamo questa strascheggia. Intendevo, e poi mi ci sono fatto fregare. Ok, stella lancia. Mario! Perché non mi girava? Vabbè, diamocene via di qui il prima possibile, prima di venire completamente sbruciacchiati. Definitivamente sbruciacchiati, che è il caso. Che è questa zona? Mi piaceva più quella prima. Francamente. Ok, qui siamo al sicuro. Fatemi dare un'occhiata alla zona. Ci dovrebbe essere un potenziamento fuoco. Mamma mia, da qualche parte. Forse qua su. Dai, che è qui. Perché l'avete visto, c'erano due torce da accendere. Qui non è, però ci sono astroschegge. Il che mi può andare anche bene. Forse qui sotto? Vedo che c'è roba da distruggere. No, però c'è una one-up. Va bene, va bene, va bene. Non fa schifo. Qui c'è troppo vicino il tizio. Qui sotto, ok. No, calma, calma Mario. Poi saltiamo lunghissimi. Piruettiamo, ok. Siamo vivi, non si sa come. Eravamo vivi, non si sa come. Dove diamine devo andare per accendere ste cose? Ho l'impressione che stia andando dalla parte sbagliata. Io non so perché. Mario, fai! Dannazione. E a questo punto proviamo a proseguire. Lì c'è roba. Aspettate un po'. Che qui c'è robetta. Vai! Cosa succede che ci apre quella porta? Bene. E l'acqua va via? Ma anche no. Non ho idea di dove trovare il potenziamento del fuoco. E scusate, ma qui, ma si muore? No. No, 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 continuiamo, ok. Giuro che pensavo di rimanerci. Ve lo garantisco proprio. Eccolo qui il potenziamento del fuoco. Ecco dov'era, 30.000 anni luce da lì. Ok, buono a sapersi. Tanto abbiamo ripreso anche una monetina, così siamo a posto. Io non so se ve ne siete resi conto, ma ci sarà mancato un millimetro per essere sbruciacchiati definitivamente. Ok, ok, ok. No, calma e per piacere. Allora, saltiamo adesso lunghi, così almeno risparmiamo tempo. Qui non dovrebbe arrivare, credo, la lava. Aspettiamo un attimo, fatela riscendere un po'. Cioè, anzi, fatela risalire più che altro. Volevo vedere se arrivava fin qui o meno. No, sembra di no. Quindi allora andiamo, ce n'è un attimo di qui. Spacchiamo questo. No, Ale, laggiù no. Per l'amor del cielo, anche no. Qui ora sto rischiando, perché questi saranno fastidiosissimi. Esatto, c'è. Ah,
No, torna giù, maledetta lava. Zitti tutti, che non si sa come, ma son vivo. Oh, giriamo il tutto e vi volevo aspettare per arrivare almeno lave a vedere che cosa c'era. Perché? Maledetta lava, ma guardate voi se per esplorare un po' tutto c'è da impazzire in questo modo. Vai Mario, tante astroschegge. No, meno male me ne sono reso conto. Sì, ok, mi sono fatto colpire, ma almeno uno ce lo siamo tolto di mezzo, tra l'altro. C'è rimasto nella lava là solo. Bene, soddisfazioni anche queste. Qui procediamo in avanti, giriamo questo, che non so cosa faccia. Qui tra l'altro c'è una crepa sul muro. Non è che è la tipo, non lo so, Dark Souls. Mamma mia, sta lava. Tipo Dark Souls che bisogna spararci qualcosa addosso per farlo funzionare. Oh, finalmente siamo al potenziamento fuoco. Mo vieni qui. E adesso via il più velocemente possibile da quest'altra parte. Guardate qui che salto tattico che abbiamo fatto. Io ho come l'impressione che ci rimarremo. Ho giusto quest'idea. Ah. Vai. Vai Mario, se non c'è. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yes, Axi Stella lancio. Altrimenti c'era da tornare indietro e riprendere il potenziamento. Credo che siamo verso la fine del livello. Via il tutto. Ma forse anche no. Quanti giri ha fatto la telecamera in questo posto? 27 miliardi. Sì, lo vedo che c'è il potenziamento, qui. Ok. Presumo che andrà male. Però ci voglio provare almeno. No, 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 voglio tornare indietro. Provo a togliermi di mezzo questo. Perché? Perché? Ah! Quando pattina si comanda malissimo. Specialmente negli spazi ristretti in quel modo. Comunque, allora, la strada dovrebbe essere da qui. Possiamo andare qui a fare un salto lungo, in via del tutto teorica. Quindi ora ci proviamo, perché mi sembra giusto anche così. Perfetto. Vai Mario. Ok, alla grande così. Proviamo alla piroetta, salto lungo. Altro salto e siamo in teoria vivi. Non si sa bene come, ma siamo vivi. Ma qui c'è da muoverci un'altra volta. Prendere il potenziamento. Oh yes. Andare da qualche parte. Viene tutto teorica. La one up. Ci ho provato, ragazzi. Ci ho provato. Non la potevo lasciare lì. Ci ho provato. È andata malissimo. Dire male e dire poco. Ci rivediamo lì. Ah, ma guardate un po'. Da qui si possono prendere una caterva di super stelle e ci hanno fatto riguadagnare una one up. Ok, ci rivediamo lì dove prima. Forse. Se ci torno vivo. Se faccio così non ci tornerò mai vivo. Dai che ci siamo, stavolta la one up la lasciamo lì, non voglio rischiare. Non voglio rischiare eccessivamente. Ok, qui altro potenziamento preso. Cosa devo? Mamma mia, me ne sono accorto dopo che c'era spazio sopra. Vi giuro che non capivo cosa dovevo fare. Io ci provo, ragazzi. Io ci provo. Io ci provo. Ma vieni qui, ma alla grande. Alla grande, avevo visto il salto e detto ci devo provare. Ci devo assolutissimamente provare. Ma ve lo ricordate quando non sapevo fare il salto in lungo? Io mi sa che ero nella serie di Super Mario 3D World, credo, per Wii U, se non erro. Ve lo ricordate? Io c'è stato un periodo in cui non riuscivo a fare il salto in lungo in quel modo. Ed era bellissimo, bei vecchi tempi. Trovate dall'altro tutta la serie sul canale di Super Mario 3D World, nel caso. Oh, freddo giallo, caldo insopportabile. Super stella presa. Ottenute astro schegge. Siamo a più di 2500. Ne abbiamo a bizzeffe. Ci ha sbloccato altra roba dentro a questa galassia, magari, nel caso. Sì, sembra di sì. Ce la fa. Aspetta, sembra. Non so se è sbloccata effettivamente oppure no. Perché quando le metto in quel modo, non è detto che siano già sbloccate. Sì, invece sì. Ok, ci facciamo questa allora. E dopo andiamo a riprendere Luigi. Io direi di fare il video in questo modo. Che mi piace la situazione. Montagna ghiacciata scivolosa. Ci sarà da trovare la stella verde. È lo stesso livello che abbiamo già visto. Quindi ci rivediamo esattamente dov'è il percorso alternativo. Che ci dovrebbe essere da qualche parte qui un percorso alternativo. Vai Mario, grande. Qui c'era una stella lancio, l'ho vista. Era sopra la piscinetta all'inizio. E c'è una zona che non avevamo ancora mai trovato. Almeno nella scorsa run in questa zona non c'eravamo venuti. È proprio una zona completamente nascosta. Quindi andiamo un po' di togliere di mezzo
questi pallottoli di neve. Chiamiamoli così, dai, è più simpatico. È più simpatico. Ok, il pipistrellazzo tolto di mezzo. Questo omino di neve tolto. Io direi di... forse possiamo procedere. Non so, il pupazzo di neve ci rallentava principalmente. Però non... sì, ce n'è un altro sopra. E rischiamo... No, 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 perché? Rischiamo di morirci, stavo per dire. Ma perché? Tra l'altro dove ci fa riprendere? Io nel frattempo ho vinto un po' di one up. Ah, ci fa riprendere proprio di quassù. Ma alla grande allora. Allora è più semplice del previsto. Cioè, non ho più il potenziamento con le 6 energie. Però va bene, ci può stare, no? Voglio dire, alla fine si può morire meglio anche così. Giusto? Infatti ce l'ho quasi fatta. Poi per fortuna non so come mai è andata. Ok Mario, vai. Non andiamo più. D'accordo, ci rivediamo dire... Maledetto che non sei alto. Pipistrellozzo, maledetto. Ci rivediamo lassù in alto dire... Direttamente. Bellissima sta cosa. Sto perdendo vite a profusione. Ok, ho tolto di mezzo tutti i pupazzi di neve. Non so se funziona solo con quello o altro. Io comunque li ho tolti di mezzo tutti. Faccio per dirvelo nel caso che vogliate provarci anche voi. Con me ha funzionato togliendoli tutti, però non ho fatto la controprova togliendone per esempio uno solo, due o cose del genere. Quindi magari nel caso potete provare in maniera diversa, tipo a morirci meglio. Ma non è possibile che questo non vada... Ma guardate voi! Ste maledette pallottole di fuoco che non vanno dove devono. Ok, ho capito, dobbiamo avvicinarci. Però prima volevo vedere una cosa. Dove vanno a finire sti cosi? Vanno giù? Quindi quella specie di zona, questa, è sicura? Quindi da qui posso colpire, in teoria, il pupazzo di neve. Che non serve perché non si prende. Quindi niente. Uno, due, torna indietro Mario. No, grande così. Ora possiamo procedere. So per quanto, ma va bene, lì c'è una one up. Quindi moriremo per prenderla. Ma io ci provo perché deve essere così. Dove vai? Mario, ma dove stai andando? Detto sinceramente, zitti tutti che è andata e non so neanche come. Perché non dovevo andare. In teoria dovevo rimanerci lì. Però è andata. Occhio ai pipistrellozzi. Maledetti e malefici. Questi sono tremendi, eh. Questi sono veramente tremendi da togliere di mezzo, questi. Sono pericolosissimi. Sono veramente pericolosi. E tra l'altro fanno male cane, perché oltre a prenderti, ti ci ghiacciano pure lì dove sei, dove ti hanno colpito. Quindi è un problema. Io aspetterei per riprendere il potenziamento, perché di là non so se ne avrò bisogno oppure no da questa parte. Tra l'altro devo stare ben attento, perché tipo ora prendilo. Ok, dovremmo arrivarci in teoria in tempo per andare veloci alla piattaforma laterale, in modo da saltare. Perfetti. Benissimo così. Infatti ne avevo bisogno. Guardate, c'è un pupazzo di neve con una stella lancio. Quindi era necessario. No, Mario! Mamma mia, no, la monetina non mi serve. Perciò posso continuare a morire. No! Dannazione, qui come ci salgo io? Cioè, ho capito come ci salgo, ma... È un rischio! Bellissima questa superstella! Una delle più belle in assoluto che ho mai giocato. Per ora in un Galaxy. Favolosa! Questa era favolosa, era nascosta. E tra l'altro quelle zone da fare con il Mario Fuoco erano veramente spettacolari. Veramente, veramente carine. Mi è piaciuta tantissimo. Ok, ok, altra superstella presa. A questo punto io direi di prenderci anche la superstella, quella di Luigi. Quella che non so dov'è, per la cronaca. Quindi andremo a cercarla. Vi faccio sapere dov'è appena la trovo. Penso che sia questa nella galassia Dolce Ape. In via del tutto teorica. Vedo che me ne ha messo una nuova e che non c'era prima. Quindi presumo sia qui dentro. Mario Ape spicca il volo. È qui dentro, ok. Bene, dovremo cercare di capire però dove andare e dove si trova esattamente Luigi. Perché dalla foto, francamente, non me lo ricordo. Le fotografie me le apre anche dentro ai livelli, per caso. Giusto per provare a vedere, tanto per così. Io da qui non riesco a vedere niente di strano, niente di nuovo rispetto al normale. Se vado qui e premo questo... Allora, è su un albero qui al lato della fontana. Scusatemi, la fontana dov'è esattamente? Allora, con calma.
Da qui non si poteva salire. Bene. Ma la fontana credo sia lì sopra. Se non ricordo male. Comunque fatemi provare un attimo. Non voglio... Sì, lo so. Lo so. Ma non voglio parlare con te al momento. Voglio semplicemente procedere. Ma non è che è uno di questi gli alberi giusti? No, giusto per saperlo, mica per altro, ma... Magari si è arrampicato e è finito qua dietro. Da qua... Sto andando qui perché comunque abbiamo una grande visuale da questa zona, me la ricordo. E almeno possiamo vedere meglio dov'è la fontana, che non trovo tra l'altro neanche qui. Dove diamine è allora? Sono confuso. Una fontana è lì sotto, ma non doveva essere questa, credo. O forse sì. Ragazzi, credo di aver appena visto Luigi. Credo sia questo. Il nostro Luigi. Ok, quindi è dalla parte opposta. Il casino è come ci si andava là esattamente. Che non lo ricordo assolutissimamente. Forse passando là sotto. Con un potenziamento. Ci provo ad andare, adesso. Secondo me lassù non ci arriviamo anche passando di qui. Però ci voglio provare perché comunque magari ci attacchiamo qui. Ma anche no. Che diavolo posso fare allora? Forse doppio step? Tipo uno qui, poi salgo qua su da qua. Sì che ce la facciamo. Mario! No! Ma non così! È andata un pelino male tutto ciò. Vai Mario, grandi, stavolta ce l'abbiamo fatta. Ok, grandi così. Il nostro Luigi dovrebbe essere qui. Maledetta zanzarina che non sei altro. Luigi, ti salvo io, aspetta. Forse ti salvo io. Luigi, ti ho vi... Aspetta. Ho qualche problema di malfunzionamento nel far andare quest'app malefica. Aspetta un attimo. Come ti prendo? Come ti porto giù? Ok, così. Ti ho salvato, sì, ok, perfetto. Ti ho salvato. Potevi salvarti anche da solo, per come ho fatto, però va bene. Quell'insetto è sparito. Ah, avevo paura dell'insetto. Vabbè, ma l'avevo già tolto, potevi anche scendere da solo. Prendiamo la superstella e scappiamo. Ah, mamma mia, che calvario sto livello. Ok. È perché non riuscivo a mettere in prospettiva qual era l'albero. Non ci riuscivo. Comunque, prendiamo questa superstella. E anche questa è andata finalmente. Grande Luigi, l'abbiamo aiutato un'altra volta. Tanto per cambiare, l'importante è questo. Presumo che succederà reiterate altre volte nel corso della serie. Ma sono dettagli, l'importante è procedere. Luigi nel regno dolce ape. Presa anche questa, dovremmo aver completato la galassia forse. Non lo so, non ci ha dato galassia completata, quindi non credo. Comunque, per questo episodio direi che ci possiamo salutare qui. Io vi ringrazio nuovamente per tutti i commenti che mi lasciate sotto ai video. Veramente grazie di cuore con tutti i consigli. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!